Rifiuti, confermato lo sciopero nazionale a partire da questa notte. Per tutta la giornata di domani incroceranno le braccia i lavoratori del comparto igiene ambientale. Non saranno garantiti i servizi di raccolta. Al polifunzionale un centro di aggregazione sociale, il comune di Ischia e la curia vescovile in sinergia per garantire servizi per le fasce più deboli. È morto Ciro Barile, bomber gentiluomo, un fuoriclasse del calcio che solo per un ritardo postale non giocò nel Milan di Nordal e scrisse la storia della Casertana e dell'Ischia. Lui, l'allenatore della vittoria del campionato in Serie D nel 1964. Come difenderci dal caldo? I consigli della nutrizionista, una corretta alimentazione ci aiuta ad avvertire meno il disagio del caldo estivo e a prevenire la perdita di sali millenari. Dopo questo telegiornale, l'isola siamo noi con le danzatrici del ventre, le super mamme della Zumba. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleischia. A seguito del mancato accordo registrato in sede ANCI sul rinnovo del contratto del settore, a partire da questa notte e per tutta la giornata di domani, mercoledì 15 giugno, è prevista la seconda giornata dello sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria per il rinnovo del contratto. Potranno quindi verificarsi disagi a seguito della mancanza della pulizia stradale e della raccolta rifiuti. I lavoratori rivendicano il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2013. CGIL, FIT, CISL, Uiltrasporti e Fiadel spingono anche per inserire nel contratto tutele e garanzie nei passaggi di gestione. In un settore soggetto a continui cambi d'appalto come l'igiene ambientale, spiegano, per tutelare i lavoratori è necessario implementare la clausola sociale per mantenere i diritti acquisiti in anni di lavoro. Di pari importanza la richiesta come pregiudiziale di sterilizzare il Job Act in tema di licenziamenti facili per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali. E veniamo a Ischia, al centro polifunzionale nasce un centro di aggregazione sociale frutto di una sinergia tra comune e curia. Una sinergia nata da tempo, sottolinea il vice sindaco Enzo Ferrandino. Saranno spostati via Via Iasolino al polifunzionale alcuni uffici di assistenza sociale per garantire dei servizi per le fasce più deboli ed esposte. Sentiamo. Nel centro polifunzionale di Via Morgioni nasce un nuovo centro di aggregazione giovanile in accordo tra il comune e la diocesi di Ischia. Sì, c'è stata questa sinergia, in verità che è nata da tempo, che si è coltivata e si è protratta ed è arrivata ad ultimazione recentemente. Con la curia, con Sua Eccellenza il Vescovo, si è trovato il modo per organizzare questo ulteriore servizio di socialità per la nostra collettività che vede coinvolta simultaneamente il comune da un lato e la curia. Il comune sposterà alcuni uffici dell'assistenza sociale che oggi sono presso Via Iasolino 1, li sposterà lì al polifunzionale, in maniera tale che con uno sforzo sinergico si riuscirà a garantire tutta una serie di servizi a quelle che sono le classi sociali un attimino più deboli o più esposte. Parliamo dei giovani che praticamente è giusto che vengano coinvolti in attività di ricreazione, così come un'attività di tutela del mondo delle donne abbiamo dei progetti in corso che si stanno avviando, sono in corso di partenza per quanto riguarda la tutela delle donne esposte a fenomeni di violenza, e nella nostra società sono cose che mano a mano stanno sempre più uscendo fuori. Prima erano più nascoste nelle quattro mura domestiche, non nulla si sapeva. Oggi, grazie a questi fenomeni di assistenza sociale che si sta cercando di mettere in atto in sinergia, ripeto, con la curia, sono sicuro che in un'ottica prospettica il comune e la curia riuscirà a garantire un servizio ancora più efficiente e ancora più calzante a quelle che sono le reali esigenze della nostra collettività. Nei giorni scorsi la Capitaneria di Porto, nel rispetto della legge, ha messo fine alla sosta non autorizzata dei natanti ischitani nello spazio d'acqua di Schiaponte, antistante il Castello Aragonese. Si trattava di una cosiddetta zona franca in cui per anni si è tollerato l'ormeggio di alcune barche. Sulla vicenda il servizio di Gennaro Sacco.
Nei giorni scorsi è rimbalzata agli onori della cronaca locale la questione legata agli ormeggi di imbarcazioni di residenti nello specchio d'acqua di Schiaponte antistante il castello aragonese. Si trattava di una cosiddetta zona franca in cui per anni si è tollerato l'ormeggio di una manciata di barchette, sino a quando non è intervenuta la capitaneria di porto, che nel rispetto della legge ha di fatto messo fine alla sosta non autorizzata dei natanti ischitani. E così i pescatori e gli amanti dell'acqua salata hanno pagato duramente la politica antipopolare portata avanti dalle amministrazioni comunali che negli ultimi anni si sono succedute alla guida del paese e che non hanno voluto riservare posti barca gratuiti a residenti lungo la nostra costa e ove questo fosse possibile. Che vergogna! Compreso l'attuale amministrazione guidata dal sindaco Giosi Ferrandino, che in oltre 7 anni non ha voluto trovare la volontà politica di riservare ai residenti posti barca gratuiti e dignitosi. Signor Savio, hanno commentato alcuni cittadini a margine delle riprese video realizzate a Schiaponte. Nella baia di Cartaromana c'è posto solo per yacht e ormeggi a pagamento. A questo punto, se la baia va tutelata perché rappresenta un estimabile sito archeologico sommerso, è allora fuori tutti e lasciamola completamente libera. Eppure, a pochissima distanza dall'Isola Verde, nella dirimpettaia Bacoli, a dimostrazione che quando c'è la giusta volontà politica tutto è possibile, l'amministrazione comunale, guidata dal giovane sindaco Giosi Gerardo della Ragione, proprio nei giorni in cui gli ischitani venivano sfrattati dalla baia di Cartaromana, riservava all'ormeggio delle barche dei residenti ben 230 posti, così ripartiti: 50 posti in località Marina Grande, 70 in località Poggio, 40 in località Casevecchie e 70 in località Via Ortensio. Intanto il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, guidato da Domenico Savio, così come fa da sempre, chiede che agli ischitani sia data finalmente l'opportunità di ormeggiare gratuitamente la propria barca, e questo per dare la possibilità ai piccoli pescatori locali e agli appassionati del mare di portare avanti la milionaria tradizione dell'arte marinesca isolana. Sono vari i problemi che affliggono la riva destra di Ischia, tra questi c'è sicuramente il fenomeno dell'acqua alta che rende la zona off limits per molti giorni all'anno. A parlarcene uno storico ristoratore del posto, Gennaro Rumore, che segnala anche altre problematiche da risolvere. Sentiamo. Sui problemi della riva destra ascoltiamo un commerciante che sta qui veramente da tanto tempo, che è Gennaro Rumore. Allora, quali sono questi problemi? I problemi sono tanti. L'acqua sulla banchina quando sale non passa più nessuno, è che è una figura. Noi una volta ci siamo riuniti al comune tutti quanti, sì, ci diamo da fare questa e quella, ma fino adesso non è successo. Poi ci sta un lato della banchina che sta cadendo, giusto? Sta accadendo e noi abbiamo messo delle fioriere per cercare di non far vedere questo scandalo ai nostri clienti, eccetera. Noi facciamo il meglio. Poi c'è un'altra cosa che voglio dire io personalmente, approfitto. Tutte le sere c'è un orchestrino, uno, due, tre orchestrine sulla riva destra che danno un fastidio enorme. Voi dovete vietare assolutamente e fate ritornare le chitarre, quelle che io quando ho iniziato è stato. Da oggi e fino al 13 luglio la società Abyss Lab effettuerà lavori di riparazione alla condotta fognaria sottomarina di Sant'Angelo per conto dell'Evi. Per permettere lo svolgimento delle operazioni, il comandante della Capitaneria di Porto di Ischia ha emanato un'ordinanza con la quale stabilisce che i comandanti delle navi che transitano nel tratto di mare interessato dai lavori devono prestare la massima attenzione e mantenere le distanze di sicurezza. Ed è purtroppo venuto a mancare Ciro Barile, 89 anni, bomber e gentiluomo d'altri tempi, un fuoriclasse del calcio negli anni del dopoguerra, forse il maggior talento calcistico espresso dall'isola d'Ischia. Fu ad un passo dal Milan e scrisse la storia della Casertana e dell'Ischia. Il servizio.
È morto Ciro Barile, 89 anni, persona per bene, galantuomo d'altri tempi. Una vita lunga ma colpita negli affetti, prima con la morte del nipote Carmine, poi con la scomparsa del figlio Tonino. Altro esempio di persona di grande stile ed eleganza. Affronta la sua vita nel dolore, ma sempre con grandissima dignità. Osservatore dei fenomeni isolani, lo ricordiamo prima insieme agli amici a passeggio per le strade del comune di Ischia, allora meno trafficate, poi seduto al bar La Dolce Sosta. Da giovane, negli anni del dopoguerra, grandissimo calciatore, vero e forse più luminoso talento dell'isola di Ischia. Fu ad un passo dal Milan e scrisse la storia della Casertana, nella cui sede ancora oggi campeggiano le sue foto. Nel 47-48 debutta con l'Ischia nel campionato di prima categoria. Va alla Gioiese e Barile, in 13 presenze, realizza ben 9 reti. L'anno successivo viene ingaggiato dalla Casertana, con contratto sottoscritto il 14 settembre 1949. 8 giorni dopo succede qualcosa di inaspettato. Arriva una lettera datata 6 settembre a firma addirittura del Milan di Gunnar Nordahl. I rossoneri chiedono a Barile di recarsi in Lombardia, sempre che il calciatore sia libero da altre società, così da poterlo tesserare subito. Il dramma sportivo è tutto qui. Barile è già occupato da pochi giorni con la Casertana e il Milan non vuole aprire una trattativa con i campani. L'occasione della vita sfumata per un ritardo postale. Il giocatore non demorde e si rende protagonista di importanti stagioni a Caserta, la promozione in C e ben 22 reti in 33 partite. Nel 53-54 Barile contribuisce al successo dei Falchetti per 5-1 sul campo dell'Ischia, 2 reti ed un'ottima prestazione. La stagione successiva torna proprio a Ischia. Dal 61 ricopre il ruolo di giocatore mister per 3 stagioni, ma la vera soddisfazione giunge nel 64-65, quando da tecnico porta l'Ischia per la prima volta in Serie D. L'ho incontrato spesso e nonostante trasparisse dalla sua figura carisma e grande conoscenza calcistica, emergeva sempre un grandissimo stile e tanta umiltà. Ciro Barile era la classica persona capace di insegnare con l'esempio e non con le parole, una razza ormai estinta. Ai familiari di Ciro Barile le condoglianze di Tele Ischia. E cambiamo argomento, la colonnina di mercurio sale, il caldo ci sposta, la colpa è della perdita dei sali minerali che vengono persi con il sudore. Possiamo ottemperare nutrendoci in maniera adeguata. I consigli della nutrizionista Francesca Malfitano. Sentiamo. Comincia a salire la temperatura e quindi anche la tavola vuole qualche cosa di particolare. Per questo ci siamo rivolti alla nutrizionista Francesca Malfitano, che ci dà dei consigli su come alimentarci durante la stagione calda. Salve, allora con l'arrivo della stagione calda, quindi le elevate temperature, ovviamente aumenta la disidratazione, aumenta la sudorazione, pertanto è fondamentale l'incremento di liquidi e quindi è importante bere sicuramente 2 litri d'acqua al giorno e in più consumare verdure fresche di stagione, che sono quindi grandi insalate, anche comunque macedonie di frutta. Questo potrebbe essere anche un pranzo ideale per la spiaggia. Quindi con le elevate temperature, quindi abbiamo detto che la disidratazione porta a un decremento appunto anche dei sali minerali e quindi le verdure fresche di stagione, soprattutto appunto i peperoni, i pomodori, anche le ciliegie, la pesca, possono darci un grande contributo di vitamina A e C che comunque aiutano la melanina, che consente appunto una buona abbronzatura, e anche i carotenoidi che sono contenuti nelle carote aiutano comunque la nostra abbronzatura. Quindi in effetti col caldo diminuisce il dispendio energetico appunto per la termoregolazione, però aumenta questa problematica appunto della disidratazione. Fondamentale comunque nutrirsi poco e spesso ed evitare, come al solito nella corretta alimentazione, cibi ad alto contenuto calorico, soprattutto le fritture. È fondamentale comunque bere pochi alcolici, bere poche bibite gassate e zuccherate, che in effetti bloccano la digestione. Poi le fibre,
che sono contenute in queste verdure sono anche fondamentali per regolarizzare il transito intestinale. Evitare appunto le giornate, le ore calde, quindi comunque evitare di esporsi al sole tra le 11 e le 18, e per chi è appassionato di sport comunque nella normalità comunque cercare di svolgere comunque le attività sportive prima delle 11 oppure dopo le 18, proprio perché questo enorme caldo potrebbe dare appunto colpi di calore e quindi darci dei problemi. E passiamo alla pallanuoto, al beach water polo star. Era presente anche l'arbitro internazionale Stefano Alfi, che ha commentato in maniera molto positiva il torneo organizzato dall'Ischia Marine Club, che si è tenuto nei giorni di sabato e domenica scorsi. Un bellissimo spot per la pallanuoto, lo ha definito. Sentiamo. Siamo con Stefano Alfi, altro arbitro internazionale per la prima volta a questa manifestazione dell'Ischia Marine Club. Allora ti chiedo subito un'impressione su questo torneo di beach water polo, sempre con la Serie A ovviamente. Chiaramente non può essere che un'impressione positiva, queste manifestazioni e queste promozioni fanno bene al movimento e spero che questo sia solo l'inizio di una lunga serie. Manifestazione bellissima, ospitalità alla grande e organizzazione veramente veramente stupenda, un bellissimo spot per la pallanuoto. Ti volevo chiedere una curiosità. Che differenza c'è magari tra una partita da arbitrare in piscina e una qui in acqua? Credo magari sia anche più leggero, no? meno pressioni, c'è più divertimento, direi così. Sicuramente, perché bisogna adattarsi allo spirito goliardico un po' di queste manifestazioni e c'è molta differenza soprattutto nel regolamento. Quindi bisogna essere un po' più permissivi, però soprattutto con le regole stare sempre attenti, perché ci sono molto più contatti rispetto a una partita di pallanuoto, perché è molto più veloce e poi si gioca 3 contro 3. Tu che di campioni ne vedi tantissimi, essendo arbitro internazionale, penso che qui ce n'erano diversi, importanti, e quindi come dicevi tu, è uno spot per la vostra disciplina, ma anche per l'isola d'Ischia avere questi campioni qui. Sicuramente c'erano moltissimi giocatori, se non quasi tutti di serie A1, atleti facenti parte della Canottieri, dell'Acqua Chiara, ma anche del Brescia, che sono venuti qui a onorare questa manifestazione. Spero che continui sempre così e magari ci sia anche qualche atleta straniero di livello. Si terrà dal 17 al 19 giugno nella Sala delle Assemblee a Forchia, in provincia di Benevento, il congresso annuale dei Testimoni di Geova. Il tema dell'intero programma è basato sulle parole che Davide, re di Israele, rivolse in preghiera a Dio e che sono riportate nel secondo libro del profeta Samuele al capitolo 22, versetto 6. Il battesimo per immersione dei nuovi discepoli avverrà nella sessione mattutina del sabato. È prevista l'affluenza di circa 4.000 persone. L'ingresso è libero. E subito dopo il nostro telegiornale, questa sera spazio alla danza nella puntata dell'Isola Siamo Noi. Sarà protagonista la maestra Julienne Bermudez con le sue allieve, le supermamme della Zumba e le danzatrici del ventre. I due gruppi si esibiranno in scatenatissimi ritmi caraibici e sinuosi movimenti orientali. Seguirà lo spazio dedicato alla storia a cura dell'avvocato Giovannino Di Meglio. E siamo giunti al termine del nostro telegiornale, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sarà stabile, soleggiato, con cielo in prevalenza sereno grazie al rinforzo dell'anticiclone africano. Arriverà aria molto calda dal Sahara a partire dal pomeriggio. La temperatura quindi è in sensibile aumento, i venti sono deboli di direzione variabile, il mare è poco mosso. Con questo è proprio tutto, noi ci rivedremo alle prossime edizioni del telegiornale di Tele Ischia. Arrivederci.